Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi parliamo di alimentatori. Mi siedo, ok, mi sono fatto questa nuova postazione per i video. Perciò, alimentatori. Cos'è un alimentatore? L'alimentatore non è altro che un componente elettrico elettronico che trasforma la tensione di rete 230 volt nel nostro caso. Però poi ci sono anche quelli che trasformano la 100-120 volt in varie tensioni continue di uscita. Ci sono alimentatori da 5 volt di uscita, da 12 volt, da 24 volt, da 48 volt e a salire, a salire, a salire. Questi sono alcuni esempi di alimentatori switching, quelli così si chiamano switching perché? Perché sfruttano una tecnologia di trasformazione della corrente alternata in corrente continua, diciamo ad alta efficienza. Questi ragazzi non sono altro che similari, paragonabili agli alimentatori che abbiamo nei nostri computer fissi o anche portatili. I computer fissi hanno un alimentatore switching che però, a differenza di questi, che danno in uscita una sola tensione, quello dà più tensioni. Infatti, in uscita cosa ci dà quello di computer? 12 volt, anzi più 12 volt, meno 12 volt, più 5 volt e 3 volt, perciò più tensioni, anche tensione duale, perciò più 12 e meno 12. Questo nello specifico è un HS55 che ha 230 volt, o meglio, questo può anche lavorare a 100 volt, perciò da 100 a 240 volt in corrente alternata d'ingresso e dà in uscita 5 volt 1 ampere. 50-60 Hz è la frequenza di funzionamento. Queste sono le uscite, positivo, negativo, LED di segnalazione, diciamo alimentazione connessa, più switching, cioè un piccolo trimmerino che ti permette di fare una regolazione, diciamo, dell'uscita. E qui andiamo a mettere fase, neutro e filo di terra. Poi abbiamo questo modello HS255. Questo è sempre un 5 volt di uscita, però 5 ampere. Questo è un S250 12 ampere. 110-220 volt, 20 ampere, 12 volt di uscita. Questo, come vedi, è molto più grande. Eccolo qui, tutti in alluminio. Corpo forellato per poterla andare, diciamo, a dissipare e fare fuoriuscire il calore. E queste sono le polarità con le vidi dove puoi andare a connettere nei primi due fase e neutro, perciò 230 volt. Poi c'è filo di terra e questo modello specifico ha 1, 2, 3 uscite negative, 1, 2, 3 uscite positive. Perciò da queste 3 e 3 puoi andare a cablare più cavi elettrici, sempre a 12 volt. Qui nell'angolino, non so se riesco a fartelo vedere, c'è il trimmer sempre per la regolazione dell'alimentazione. Poi c'è questo, è un'altra variante, però sempre parliamo di alimentatori di potenza switching. Questo è S350-5, sempre 5 volt come questi due. E abbiamo 60 ampere come corrente massima di uscita. Come vedi è molto diciamo compatto, anche bello pesante. Perché? Perché è formato di alluminio molto grosso per andare a dissipare tutti i MOSFET interni. Parliamo 60 ampere, ragazzi, e sono tantissima corrente a bassissima tensione, 5 volt. Anche questo ha 3 e 3 poli, più
filo di terra più fase è neutro, LED e trimmerino. Poi c'è questo che è un 12 volt 20 ampere di uscita, idem sempre 3 e 3 di uscita. E quest'altro è un'altra variante che è un 12 volt 3,2 ampere di uscita, sempre fase neutro, filo di terra positivo e negativo, trimmerino perfetto. Come scegliere gli alimentatori switching? E allora, ovviamente l'alimentatore, ragazzi, dovete sceglierlo in base all'utilizzo che dovete andare a farne. Se dovete utilizzarli in esterni, occhio, perché vedi che sono aperti, questi non possono andare a contatto con acqua, vapore, eccetera eccetera. Esistono altri alimentatori tutti boxati chiusi, e quelli sì possono essere utilizzati anche all'aria aperta. Questi necessitano l'utilizzo in condizione, diciamo, protetta, perciò in un box, chiusi in un contenitore o eventualmente in un controsoffitto o su un mobile, su un armadio, dove appunto sono protetti. Se devi andare a fare un impianto a 12 volt, è normale che ti serve un alimentatore 12 volt. Se devi farlo a 5 volt, devi prenderne uno a 5 volt. A 36 volt, idem, un alimentatore a 36 volt, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la corrente, dipende dal carico che devi andare ad alimentare. Se il tuo carico, per esempio, è un motore che assorbe 10 A a 12 volt, devi prendere un alimentatore switching che almeno abbia una ventina di ampere. Potresti anche prendere un 10 A. Però, ragazzi, lavora, diciamo, sottodimensionato, perciò si surriscalda e pian piano l'elettronica interna va a morire, perciò sempre sovradimensionare. Sono prodotti per la maggiore di buona qualità, ovvio ci sono i buoni, ci sono i medio buoni, ci sono anche quelli di pessima qualità. Questo per esempio è uno buona, ottima qualità, si vede da tante cose, si vede già dalla struttura, dal box piegato, tutto chiuso, dalla componentistica interna che eventualmente ti farò vedere in un prossimo video. Però ci sono anche, ragazzi, alimentatori di bassa qualità, fate attenzione, devono avere un peso proporzionale alle dimensioni. Se sono troppo leggeri, se hanno poca componentistica, ragazzi, state attenti, perché gli switching è vero che sono semplici nella quantità di componenti, non hanno grossi trasformatori pesantissimi, questo è vero, però la componentistica minima base serve sempre. Attenzione a un'altra cosa: quasi tutti quelli di buona qualità hanno questo. Questo cos'è? Questo è uno switch che ti permette di settare l'alimentatore in base alla tensione alternata di tuo interesse. Per esempio, se la tua linea elettrica è 230 volt, devi andare a settare 230 volt. Se sei con tensione di rete 115 volt, devi settare 115 volt. Fai attenzione a questo prima di utilizzarlo, controlla sempre, perché se in caso vai a sbagliare o non controlli e ce l'hai impostato su 115 e poi qui vai a connettere la 230 volt, ragazzi, questo alimentatore purtroppo, non per causa sua, esploderà, perché appunto non è fatto per lavorare in questa modalità, cioè 115 volt con 230 volt. E poi alimentatori buoni devono avere anche un'eventuale ventolina, ovviamente quelli con alte correnti di uscita. Infatti, come vedi, questo 12 ampere non ce l'ha, questo, se non sbaglio, era 20 ampere, non ce l'ha. Questi sono ancora più piccoli e non ce l'hanno.
questo che mi dà 60 ampere, ragazzi, a una ventola connessa con un termostato sui MOSFET che mi permetterà di auto accendere e spegnere la ventola per aiutare la dissipazione della componentistica interna. Nei miei progetti utilizzo sempre questi prodotti, appunto perché tutti i progetti elettrici e elettronici necessitano di un'alimentazione. Alimentazione ormai va fatta con questi prodotti. I vecchi trasformatori toroidali non vanno più utilizzati, hanno preso il loro posto questi alimentatori. Esistono alimentatori ancora più piccoli di questo. Questo è gigantesco, diciamo, a paragone di altri modelli molto più piccoletti. Ovviamente però più piccoli sono, meno corrente di uscita possono dare. E infatti quelli piccoletti io li utilizzo per esempio per costruire dei piccoli moduli luminosi, delle luci, delle lampade o andare a pilotare delle piccole schede elettroniche. Più grande è, abbiamo detto, l'alimentatore, più deve essere la sua potenza: 100 watt, 50 watt, 200 watt, 500 watt, eccetera eccetera. Come si calcola la potenza in un alimentatore? Semplice, si fa la regola elettrica, la formula V per I, volt per ampere uguale watt. Watt è appunto i watt massimi che quel alimentatore può andare a, diciamo, generare e alimentare il tuo carico. Ragazzi, il video è finito qui. Se ti è piaciuto, un like, mi raccomando, iscriviti al canale per altri video sulla tecnologia. E niente, commenta, fammi sapere se tu utilizzi questi alimentatori, iscriviti al canale se già non lo hai fatto. Per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.